Ciao, un nuovo giorno, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari, punto. Oggi è venerdì 2 aprile 2021, per favore pensa positivamente e vivi bene. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Ariete. Impazienti di concludere un progetto. Alle spalle una mattinata impegnativa, ma con la luna in segno di fuoco come il vostro, il tardo pomeriggio si prospetta eccitante, ma non esagerato. Plutone in Capricorno allo zenit traccia la linea rossa da non oltrepassare. Non troppo, però, non siete tipi che si accontentano della mediocrità. Nella vita, come nel lavoro, volete quel filo di rischio che le infonde un sapore piccante. Insomma, niente dolci colline per voi, ma picchi rocciosi da scalare a mani nude. Divario sorprendente tra vita sociale e interiore, con gli altri siete intriganti mattatori, ma una volta nel silenzio di casa vostra piangete su vostri guai. Finanze consolidate da una mossa previdente, di cui probabilmente non siete voi gli artefici. Astro tarocco del giorno per Ariete. 8 spade. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordie e litigi, contrasti e zuffe, è un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. Ogni giorno si apre la sfida a risolvere dei problemi che sembrano non doversi mai risolvere. La sera sarete pieni di coraggio e determinazione, poi al risveglio vi sembreranno montagne insormontabili. Bene i segreti, i contatti con medici, avvocati, astrologi. Gioia nel domestico. Potrai trarre vantaggi da uno lavoro di gruppo e nel frequentare circoli e clubs. Potete anche decidere di rifiutare il nuovo che vi viene incontro, ma sappiate che rifiutando il nuovo ripercorrerete le vecchie strade che mal si addicono a una vostra resurrezione. Momento buono per chiedere prestiti, mutui o finanziamenti. Ottimo anche per stipulare assicurazioni o rivedere e rivalutare quelle presenti. Il momento è meno propizio a fare investimenti. Sarai ambizioso e bravo. Ottima forma fisica. Idee chiare. Mente lucida. Potrai ottenere risultati eccellenti nel lavoro se ti darai da fare. Giove vi invita a concentrarvi sulle vostre opportunità e vi garantisce un successo quasi immediato, a patto che facciate lavorare l'intelligenza e non l'istinto. Oggi vi attende una giornata stressante da molti punti di vista, soprattutto cercate di mantenere la calma in tutte le occasioni e non disperate mai in un aiuto superiore. Oggi un parente potrebbe deludervi particolarmente, prestate attenzione però a quello che avrà da dirvi. Risulterà molto importante per voi e per prendere le decisioni del caso. Alcuni di voi avranno discussioni in famiglia, per altri ci saranno momenti difficili da condividere nell'ambiente domestico. Belle novità in campo sentimentale. Magari un regalo, oltre che un grazie, potrebbe essere un buon modo per far avere all'altro la giusta proporzione dei vostri sentimenti di gratitudine. Il lavoro procederà in modo scorrevole, e con gli amici trascorrerete ore gratificanti. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Il favore di Marte, vostro nome tutelare, nell'amico segno dei Gemelli, vi dà una bella sferzata di energia vitale per ricominciare in forma il vostro mese preferito, aprile. Questo influsso vi caratterizza in special modo se festeggiate il vostro compleanno proprio nel corso di questi giorni, dal 4 al 9 di aprile. Urano nel segno vostro buon vicino del Toro vi garantisce un'ottima armonia familiare, quel che vi ci vuole per ritemprarvi a dovere. Sarà promettente, soprattutto in amore. Venere è nel vostro segno e vi aiuterà a superare le discussioni, mentre i giovani che si sono sposati da poco dovranno risolvere qualche problema in famiglia e nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, prevista qualche difficoltà. Cautela. Cari Ariete, Venere è con voi e se dovessero esserci discussioni con il partner il pianeta vi aiuterà ad acquietare gli animi. Chi è sposato da poco dovrà risolvere qualche problema di famiglia e, per quanto riguarda il lavoro, potrebbe emergere qualche difficoltà. Attenzione! Avete più volte provveduto a mettere in allarme alcune persone,
per il semplice gusto di smuovere un po' le acque. Talvolta avete diffuso anche notizie poco attendibili, per avere maggiore attenzione. Punto. Talvolta può capitare, ma i vostri rapporti ne hanno risentito. Non ci sono di certo ricette magiche, ma comunque l'onestà è sempre l'arma più giusta, per non creare difficoltà e fraintendimenti. Punto. L'amica Luna, in segno di fuoco come il vostro, già acceso da Venere e dal Sole, oggi vi parla di vitalità e se anche lei non fosse castigata con mascherina e gel, vi racconterebbe di viaggi, avventure e buona compagnia. Peccato che anche lei sia costretta a frenare la chiacchiera. E allora se vi scoppia un raffreddore non prendetela come una iella ma come un colpo di fortuna, se non potete fare tutte quelle cose, previste dal simbolismo. Ma che non si possono fare comunque. Magra sì, ma pur consolazione. Punto. Amore ed Eros, il tran tran di coppia oggi vi va stretto. Sognate orizzonti lontani e basta un libro in lingua straniera o un ritmo caraibico a innescarvi la voglia di fuggire lontano. Il bel tipo conosciuto online si fa sentire all'improvviso dopo una pausa di silenzio, probabilmente l'urto emotivo l'ha spaventato, ma vince il desiderio di ricontattarvi. Punto. Periodo piuttosto intenso per i single. Grazie al vostro fascino sarete capaci di conquistare anche le prede più difficili. Un solo consiglio da seguire, cercate di non esagerare con la vostra sicurezza. Punto. Venere in splendida congiunzione nel vostro segno vi assiste nel farvi saltare su un treno imprevisto che un incontro fortuito può piazzarvi davanti. Specie se siete nati dal giorno 5 al 14 del mese di aprile, avrete l'occasione di giocarvi diverse frecce oggi al vostro arco. Un bell'aspetto di Venere con Marte gemelli e Saturno acquario vi fornisce l'ottimismo e la forza d'animo necessarie per osare agire. Punto. Lavoro e denaro, fatica ad alzarsi, con un cerchio alla testa, dopo aver fatto le ore piccole facendo zapping. Ma il pomeriggio vi rivede già più motivati, incerti se contattare un amico dopo cena o dedicarvi tranquillamente ai vostri interessi, rilassandovi con la lettura e la musica. Punto. Avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e di rendervi indispensabile nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse che non potete mantenere. Punto. Un clima molto positivo vi accoglie in ufficio promettendovi risultati discreti da subito. Plutone in angolo contrastante, dal segno di terra del Capricorno, segno deputato a lavoro, può mettere solo qualche bastone tra le ruote a chi di voi festeggi il suo compleanno dal giorno 13 al 16 del mese di aprile. Punto. Benessere, più vitale lo spirito che il fisico, messo coda a un'intolleranza alimentare. Se l'occasione di uscire c'è, però, non ve ne state rintanati, vi munite di fazzoletti e correte a godervi il cielo primaverile, passa prima. Punto. Oggi non sarà necessariamente uno dei tuoi giorni migliori. C'è troppa energia disorganizzata là fuori per i tuoi gusti. Tieni a bada le grandi domande e coinvolgi il tuo senso pratico in alcuni compiti facili ma incoraggianti. Punto. Per lei, tra sogno e realtà non c'è di mezzo il mare, ma soltanto un passo, quello che costa e conta. Punto. Per lui, l'amore vi stuzzica online, da latitudini e abitudini lontane, dalla vostra risposta può dipendere l'inizio di una storia speziata. Punto. Colore delle emozioni, rosso fragola. Punto. Barometro dell'umore, sereno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 9. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Thank you.